Il nostro presidente è una persona che invece si è messa qua, ha messo la sua faccia, ha messo il suo impegno, cerca anche lui, e non è venuto qua per dire voglio portare la squadra in eccellenza, si è messo qua perché vuole costruire qualcosa di importante. Non è facile, ripeto, non è facile, credo che non sia facile, soprattutto in un ambiente dove poi fai fatica a convincere la gente che quello che stai facendo è giusto, cioè è buono, è un buon progetto. Questa squadra, questo gruppo, questa società, credo che stia facendo un lavoro serio, un lavoro importante. È normale che magari i risultati non si possano ottenere domani mattina, però bisogna anche dare tempo e dare modo di poter costruire qualcosa, perché dall'oggi al domani è difficile. Ci sono squadre che hanno avuto un passato glorioso, che sono retrocesse in C e ci hanno messo decenni per ritornare a certi livelli. Quindi bisogna capire che non è facile e che bisogna comunque cercare di essere uniti per arrivare a un obiettivo importante, altrimenti diventa difficile. Quello che mi sento di dire è che questo gruppo è un gruppo che sta lavorando in maniera seria, in maniera giusta, come credo debba lavorare una squadra di calcio. L'impegno che questa squadra mette in campo ogni volta che va in campo è indiscutibile. Poi dopo, ripeto, si può giocare bene, si può giocare male, si può parlare di tattica, si può parlare di quello che volete. Però quello che è l'impegno, o comunque la determinazione, la voglia di fare bene, credo che questa sia una qualità che a questo gruppo non manca. Non c'è permesso sbagliare più di tanto. E a volte il fatto di non poter sbagliare mai può essere un'arma a doppio taglio, perché a volte ti carica di tensioni che non sono positive, non sono costruttive. Si cerca di dare continuità per quanto riguarda noi come squadra, per quanto riguarda la nuova guida tecnica che abbiamo, per una serie di motivi, quindi cercheremo di andare a fare una partita con una personalità da squadra che vuole andare a fare un risultato in positivo. Intanto il Benevento ha messo in vendita 800 biglietti per il settore ospiti dello Stadio Santa Colomba, biglietti che potranno essere acquistabili in dei punti vendita a Perugia, Bar Junior in via Firenze, alla Dea Bendata di San Sisto, Media World di Piazzale Duomo, al Post Shop di Piazza Matteotti e Tabaccheria 18 di via Mario Angeloni.